guardare in faccia il proprio destino non è facile, anche perché il futuro non si vede mai. Ah, Matteo, quella ti si rigira come un pedalino, ti si rigira. Io sto parlando di un viaggio vero, di un viaggio vero. Te saresti partita senza nemmeno avvertirmi? Lo fai così, sei proprio un ragazzino. Dimmi che vuoi, qualunque cosa. Che torni con la mamma. Io non lo so che voglio, non lo so. So solo che non voglio fare la fine di mio padre. Io non la faccio la fine sua. Non ci sto a puzzare di cane tutta la vita. Io voglio avere coraggio. Ecco qual è il mio desiderio. Coraggio. Ho letto da qualche parte che un gruppo di amici in vacanza è come un manipolo di soldati spediti in guerra. Ma solo il freddo. Ma che santo è Santorini? Possono diventare eroi o carne da macello. Tirale fuori ste palle, no? Tirale fuori! Una cosa è certa, se torneranno a casa, saranno pieni di medaglie e cicatrici. Guarda che quelle della mia età stanno con quelli più grandi. È così che va il mondo. Buttiamoci! Carmen, ferma! Carmen, no! Vaffanculo, madre mia, vaffanculo! Vorrei svegliarmi domattina e avere 30 anni, e anche Manuel, e anche Paolo, per vedere che ne sarà di noi.